Amici e amici live social di Radio Venezia 92.4, buonasera. Sul volume che vi affasciniamo parecchio, anche perché l'estate incombe, lo sappiamo. La voglia di vacanze è tanta, la voglia di nuove esperienze è tanta. E allora un esperto del settore lo abbiamo, i nostri microfoni. Spa Director presso JW Marriott Hotel, Erika Bordin D'Angelo, buonasera. Buonasera. Che voi la sentite così, ma sarà molto perfida perché ci affascinerà sì parecchio, ma soprattutto ci farà venire un po' di accollina alla bocca, perché appunto dobbiamo parlare della spa e ovviamente di tutto ciò che ne consegue. Ci arriviamo con calma perché c'è ovviamente molto lavoro dietro, molto studio, perché no, anche della ricerca, e ne vogliamo parlare con lei. Assolutamente. Allora, la Goco Spa si trova appunto sull'Isola delle Rose, che è la ex isola Secca Sessola, ed è una spa meravigliosa affacciata sulla laguna di Venezia. Abbiamo un percorso, diciamo, fatto di idroterapie, saune, bagno turchi, con una vitality pool sia all'interno che all'esterno, con la temperatura di 32 gradi che è... Sta facendo effetto, lo esatto. So, soltanto il discuterne. Esatto. E abbiamo un ampio menu di trattamenti e massaggi. Chiaramente una delle caratteristiche che ci rende abbastanza unici è il fatto di personalizzare al 100% l'esperienza di benessere dei nostri ospiti. Quindi ci occupiamo della personalizzazione dell'esperienza sia non appena si arriva alla spa fino al momento del massaggio, per concludere nelle nostre favolose cabine che si affacciano tutte anche loro con una terrazza sulla laguna di Venezia. Poi si punta a entrare nella vita delle persone, l'obiettivo è anche un po' rimanerci. Esatto, sì, poi nel nostro settore è ancora più delicato perché le persone si mettono letteralmente nude davanti a noi, quindi si entra in una sfera intima delle persone per cui si può lasciare un segno in positivo e in negativo, e quindi diciamo che la cura del dettaglio, l'attenzione dell'individuo sono fondamentali per poter ricreare questa esperienza proprio individuale e al 100% personale. Attenzione al dettaglio, sì, diventa quasi un vestito da far indossare alla perfezione. E la cosa più bella, che più affascina, anche che non ci sono molti paletti. È davvero per tutti, tutti possono trarne beneficio. Esatto, noi tra l'altro da quest'anno abbiamo concesso anche l'ingresso ai ragazzi un po' più giovani, che per in quanto le ragazzine già a 12 anni, 13 anni iniziano a volersi prendere cura di se stesse, quindi abbiamo sviluppato proprio dei trattamenti anche adeguati ai più giovani, ed è proprio questo il nostro intento, cioè lasciare la possibilità a tutti coloro che iniziano un percorso verso la consapevolezza del proprio stato di benessere, anche da un punto di vista di rilassamento, non solo della cura della parte di estetica, perché sappiamo quanto lo stress purtroppo influisce già da molto giovani nella nostra vita. Sì. Siamo un po' tempestati, però a volte diciamo che dobbiamo coccolarci di più. Abbiamo degli esperti nel settore che lo possono fare per noi. Chiaramente è un'attività in continua evoluzione e che continuerà evolversi, perché possiamo citare qualche evento futuro, qualche progetto. Sì, esatto, noi ad agosto, l'11 agosto, abbiamo organizzato un evento che si chiama Spa by Night, quindi la spa solitamente è aperta dalle 9:30 alle 20, ma nell'occasione di questo evento rimarrà aperta fino alle ore 23, e l'abbiamo fatta anche per la Sera del Redentore, è stato un grandissimo successo, quindi si vedevano proprio i fuochi dalla nostra terrazza, abbiamo fatto anche yoga al chiaro di luna, insomma è stata un'esperienza veramente unica, e quindi continueremo con un evento l'11 di agosto, quindi la spa dalle 8 di sera fino alle 11, con un'atmosfera suggestiva, candele. Cioè, le immagini vi aiutano sui nostri social, volete anche voi medesimarvi un po' in quelle foto che stanno arrivando, ovviamente lasciatevi affascinare da questo contesto unico, è speciale sì, e diamo i contatti di riferimento per poterlo raggiungere anche noi, perché lo abbiamo già detto, Isola delle Rose, quindi Venezia. Come vedete in grafica, il numero 041 85 21 300, lo sappiamo, vi abbiamo fatto un po' del male con le foto che sono arrivate nel mentre, però mandate una mail in caso di bisogno a venice@gocospa.com. Ovviamente Erika lo sa, viviamo di like al giorno d'oggi, l'importanza del social network, di conseguenza i pollici in su non devono certo essere pochi per JW Marriott Venice Resort and Spa, e ovviamente il contatto Instagram, perché lì finiscono i capolavori. Esatto. Il cuoricino ormai è un'arma di divulgazione di massa, quindi JW
and Venice, e su Instagram lo seguiamo anche al sito web, dove trovate anche tutti i contatti di riferimento, tutti i dettagli, www.jwvenice.com. Erika, dobbiamo ringraziarti per averci affascinato, anche per la perfidia nonostante tutto, e una piacevole serata per te. Grazie a voi, buona serata a tutti. Senza dimenticare che dobbiamo salutare qualcuno. Ah sì, volevo salutare il Go Dream Team, che sono tutte le favolose persone che partecipano a questo progetto unico, perché lavorare per le persone, per il benessere delle persone, penso sia il lavoro più bello del mondo, e io sono contenta di essere a capo di una squadra veramente unica, quindi volevo ringraziare il mio staff. Ovviamente, ma ci staranno guardando. Esatto, fateci sapere la vostra, che per noi è fondamentale. Un bel commento, ci basta questo, sotto al nostro video. Ci sono anche tante reaction, interagiamo, lasciatecene una.